Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, freschi di matrimonio, sono sbarcati nello studio di Verissimo. Che si siano sposati da poco lo si è compreso dagli abiti scelti per l'ospitata. La showgirl ha optato per un sontuoso vestito lungo celeste. Il marito per un papillon scuro e un gilet à fan tutto molto elegante e fiabesco. Dopodiché, via all'intervista, condotta naturalmente da Silvia Toffanin. Rossi ha iniziato a narrare come ha conquistato la compagna. Non c'è stato il cosiddetto colpo di fulmine. Alessandro ha dovuto dare fondo a tutte le sue energie sentimentali per far capitolare la giunonica Francesca. Il corteggiamento è stato duro. Ha confidato il baldo imprenditore che ha aggiunto: ho dovuto sudarmi la pagnotta. L'ho corteggiata con i tortellini e le piadine. Risate in studio. Ma quella di Rossi non è stata affatto una battuta. Ha poi riferito di essere un uomo umile, proveniente da un paesino. Inizialmente non credeva di poter fare breccia nel cuore della Cipriani. Lei è famosa. Mica guarderà me, mi dicevo. Poi ho detto o la va o la spacca. Ha confidato sempre Alessandro. Con il senno di poi è andata benissimo. Sempre restando in tema corteggiamento, il fidanzamento, ufficiale, è avvenuto in ospedale. Alessandro, durante l'ultima operazione estetica a cui si è sottoposta la Cipriani, le è stato molto accanto. E fu proprio dopo l'intervento che arrivò il primo "ti amo" con Alessandro che, per suggellare l'amore, ha regalato un anello. Oggi la coppia è al settimo cielo, tanto che Francesca, a Verissimo, ha annunciato che non ricorrerà mai più alla chirurgia estetica. Motivo? Ora sto bene con me stessa. Grazie a lui, ha sottolineato, aggiungendo che quando si sta in pace con se stessi, si raggiunge anche l'accettazione con il proprio. Thank you.